Benvenuti ITP CERN, l'Italian Teacher Program al CERN, ovvero il programma di formazione dei docenti italiani al CERN. Io sono Vincenzo Schettini, social media manager del progetto, e accanto a me ho Antonella Del Rosso, CERN Comunicazione, che ci introdurrà la chiacchierata che faremo oggi con quattro dei docenti dell'Academy, ovvero del secondo livello. Giusto Antonella? Esatto, noi siamo qui con 47 professori che vengono da tutta Italia e quest'anno lavorano in quattro gruppi, ciascuno dei quali ha cominciato a scoprire un tema che è poi quello oltre il modello standard, e quindi c'è il gruppo che lavora sulla supersimmetria, il gruppo che lavora sui buchi neri, il gruppo che lavora sulle extra dimensioni e il gruppo che lavora sui neutrini. Perfetto. Tutti questi gruppi si devono riunire, si riuniscono e lavorano insieme, imparano proprio le fondamenta di quella che al CERN usiamo tutti i giorni, ovvero la collaborazione. Dovranno arrivare ad un risultato, ad una presentazione da fare venerdì, e questo è solo possibile se tutti fanno un lavoro, diciamo, insieme, sincrono, per arrivare coordinato. Quindi hanno ascoltato le lectures, le lezioni degli speaker, stanno lavorando insieme e il risultato venerdì sarà fantastico. Intanto vogliamo fare una panoramica sui docenti che stanno lavorando insieme, perché noi è una cosa, diciamo, di una certa complessità progettare insieme, soprattutto su argomenti di fisica delle alte energie, di fisica delle particelle, per docenti che vengono qua a formarsi. Quindi è una sfida che si propone loro. E guarda come stanno lavorando insieme. Esattamente, vi facciamo adesso vedere cosa ne sta vedete qualcuno qua. Già dietro, ma adesso ve li facciamo vedere bene. Esattamente. Sentite che parlano. Sì. Allora, ce ne sono che hanno bisogno di concentrazione per lavorare. Guarda, guarda. Il gruppo dei neutrini, è giusto? Sì, cercate gli esperimenti sui neutrini. Perfetto, benissimo. Fantastico, lasciamoli tranquilli che vedo che stanno proprio, sono veramente concentrati. Sì, andiamo. Andiamo da loro. Loro sono i buchi neri. I buchi neri, infatti, i buchi neri. Potreste essere inghiottiti e non risalire. Esatto, no, siamo oltre l'orizzonte. Vieni qua. Sì, sì, sì. Adesso andiamo da loro. Loro sono? Noi siamo buchi neri. Ah, sempre buchi neri, siamo alla larga. Vincenzo, siamo alla larga. Stiamo ben alla larga. Loro sono? Voi siete? Buchi neri. Ma sempre buchi neri, andiamo a beccare. Andiamo avanti. Riesci a zoomare su loro? Guarda, si vede la slide bene. Teoria delle stringhe. Secondo me loro sono extra dimensioni. Quante dimensioni pensate che ci siano nell'universo? Almeno 10, vai. Ok. Qui c'è addirittura una birra. Una birra. Sì, una birra. Dai. Siamo adesso. Passava qualcuno e la lasciava. Non sappiamo. Però voi su che lavorate? Supersimmetria. Supersimmetria. Sono Susi. Susi. Esiste la supersimmetria? Ah, dobbiamo. Spia. Noi spiamo le slide per averle prima di tutti. Elisa, allora, tu fai parte di questi working group. Quale working group in particolare? Allora, io faccio parte del working group sui buchi neri. Da quale scuola vieni? Io dall'Enrico Medi di Salò, provincia di Brescia. E con i tuoi studenti hai intenzione di portare il risultato di questi working group? Assolutamente sì, anzi obbligo, assolutamente sì. Prima il lavoro che abbiamo fatto con il Discover, quindi il primo programma, deve essere un seguito, un lavoro, insomma, un continuo, e poi adesso questo, sì, assolutamente. E tu quindi sei di un liceo scientifico? Liceo scientifico, è il liceo anche più vasto in realtà, e però al momento insegno nella parte scientifica, dalla prima alla quinta, e volentieri sarebbe bello provare sia sulla classe quinta, noi l'abbiamo pensato per le classi quinte, ma sarebbe bello estenderlo anche alle altre classi, perché magari qualche docente ha l'idea di arrivarci anche in modo un po' diverso e proporre anche gli studenti un po' più piccoli. Giuseppe, tu hai una realtà totalmente diversa dalla Calabria, che cosa pensi? Come sarà fruibile il risultato di questi working group? Sicuramente avrò un approccio positivo con i miei studenti, e ho pensato, e noi in particolare stiamo trattando la supersimmetria, quindi stiamo andando al di là del modello standard e ci stiamo occupando di come unificare le superforze.
E questo lavoro è un lavoro molto interessante in quanto tratta le quattro forze fondamentali e l'unico tassello mancante è la forza di gravità. E tu in quale scuola insegni? Allora, l'ITG di Vibo Valentia e l'IES, quindi un istituto tecnico per geometri con un istituto tecnico industriale. Ho le classi seconde e sicuramente possiamo trattare le prime due forze, quindi la forza di gravità e la forza elettromagnetica. In quale scuola insegni? Io insegno al liceo scientifico di Roma e ho classi di fisica dalla seconda alla quinta. Come pensi di utilizzare il materiale che stai sviluppando? Quale materiale stai sviluppando? Io sono nel gruppo dei neutrini, ovviamente spero di poter riutilizzare anche il materiale dei colleghi perché mi interessavano un po' tutti gli argomenti. E, allora, noi stiamo avendo questa collaborazione, diciamo anche abbastanza movimentata perché chiaramente ognuno ha il suo punto di vista e stiamo cercando di metterlo assieme. E, quello che stiamo cercando di fare è un percorso che possa essere un po' manipolabile per tutte le classi, quindi siamo partiti chiaramente con la quinta in modo da avere un percorso totalmente completo, quindi da mettere già nei materiali tutto quello che è possibile dire per i neutrini, ma personalmente io sarei contenta di utilizzarlo anche per la seconda, riducendo ovviamente tutte le parti di conto un po' più impegnative, per comunque dare già l'idea dall'inizio di non dover aspettare la quinta, anche perché comunque sono cose che i ragazzi vedono sui giornali, per televisione, telegiornale, quindi mi fa piacere già dargli delle risposte adesso. Ma visto che tu insegni in tutte e cinque le classi, sì, diciamo, quindi età diverse, aspettative diverse, eccetera, sì, è così facile riadattare, utilizzare dei contenuti, allora, di questo tipo? Diciamo per... che secondo me questo è un valore veramente che dà questo corso, devo dire, perché noi insegnanti secondo me siamo un po' rigidi, siamo sempre un po' legati al programma e quindi in teoria questa parte andrebbe in quinta perché noi vogliamo che lo studente sia completamente preparato per poterci capire. E ci sono dei concetti per noi anche di calcolo che sono irrinunciabili, a cui non possiamo. Invece secondo me dobbiamo cercare, io lo sforzo che sto facendo veramente con molto impegno, non da poco, sto cercando invece di riadattare queste cose in modo da portarle prima. Chiaramente ho visto che ci sono video anche per spiegare i neutrini ai bambini degli elementari, quindi facendo un po' di sforzo magari ci riusciamo anche al secondo liceo, anche perché i ragazzini sono abbastanza anche più motivati a studiare fisica, diciamo. E tu sei una matematica, vero? Io sono una matematica. Perfetto, ottimo. Tu sei una fisica. Una fisica sperimentale che però studia i buchi neri e quindi... interessante. Ottimo, ottimo. Nel working group. Nel working group. Il working group il nostro è vastissimo perché abbiamo matematica, abbiamo fisici, abbiamo un chimico e abbiamo un ingegnere. Quindi è bellissimo. Siamo ben assortiti. Siete e anche fisici delle particelle. Ottimo, ottimo. E da questa parte, Massimo, tu come pensi di utilizzare... Dici prima dove insegni, scusa. Allora, io intanto insegno a Roma, sono romano, insegno a Roma, e all'Istituto di Istruzione Superiore Pacinotti Archimede. Ma io insegno al liceo Archimede, cioè liceo scientifico. Le scuole si sono chiuse. Come pensi di utilizzare questi contenuti? Io in realtà ho già cominciato dall'anno scorso a introdurre soprattutto nelle prime classi, prima e seconda, qualche elemento di fisica eccetera. Dopo il primo corso ITP? Dopo il primo corso ITP. Ovviamente questo è invece un momento nel quale si riescono a creare appunto dei lavori abbastanza interessanti che siano sicuramente proponibili anche alle prime classi, perché io mi occupo in particolare del gruppo sulle extra dimensioni e credo che ci siano vari concetti che possono prendere, insomma, ecco. E, che dire, li porterai a scuola? Li porterò sicuramente a scuola, settimana prossima? Anche perché i ragazzi mi chiedono subito, professore, che cosa è successo al CER. Quindi l'anno scorso ho provato a fare le camere a nebbia, ho fatto addirittura una gara delle camere a nebbia in una classe. Cosa si vinceva? Una traccia di particelle? No, si vinceva niente, diciamo... La gloria, giusto. Sì. E quindi diciamo che questa esperienza poi la riporto. Questo è l'obiettivo primo
Ok, e Giuseppe, tu? Io vorrei portarli oltre il modello standard, perché è bello creare una sfida ai ragazzi e sapere che ancora la fisica non ha scoperto tutto, e quindi c'è ancora tanto da scoprire, e quindi sicuramente saranno incuriositi e saranno molto orgogliosi e stimolati di creare un nuovo percorso. Dalla prossima settimana? Il più presto possibile. Ok, Lisa, i buchi neri esistono? Sì, direi di sì, ci sono qualche osservazioni proprio sperimentali, però posso dire una cosa, la parte bellissima di questo è che dobbiamo essere ricercatori due volte, una delle parti più emozionanti, perché dobbiamo essere ricercatori sia dal punto di vista di insegnanti, che devono stendere un'unità e quindi fare un lavoro bello possibile dal punto di vista proprio della didattica, ma dobbiamo chiederci ogni volta a che punto siamo arrivati e andare oltre noi stessi. Quindi è bellissimo poter mixare la ricerca didattica in un'unità, ma anche la ricerca scientifica, perché ci fate studiare davvero. Quindi ogni volta, come la tua domanda, ce la siamo chiesta giusto 2 minuti fa. Siamo andati a rivedere i paper, gli articoli, chiedere a Marco, ai nostri speaker, quindi è bellissimo, è veramente bellissimo. Immacolata, per te 2 domande. Il tunnel dei neutrini esiste? Allora, diciamo, sappiamo tutti che questa notizia è stata data a me. Quasi tutti. Un po' speciale, noi almeno, che quindi diciamo non è lungo 732 km, però ci hanno spiegato in realtà che c'è un piccolo tunnel dove si accella il neutrino, in realtà è molto di più pochi breve, metri. Di pochi metri. Okay. Però sarebbe stato molto comodo averlo, confesso. E dimmi un'altra cosa, i neutrini vanno più veloci della luce? E a quanto pare sembra proprio che... Di no, vero? Di no. Okay. E Giuseppe, per te la supersimmetria esiste? Diciamo che è una teoria, e come tutte le teorie possono essere smontate da un momento all'altro. Però tu la cercheresti la particella supersimmetrica? Io la cercherei, perché la particella supersimmetrica ti dà la possibilità di unificare tutte le tre forze, e quindi si va al di là del modello standard. Massimo, quante extradimensioni ci sono intorno a noi? Beh, in realtà non lo sappiamo bene, perché ci sono tantissime teorie che in realtà ipotizzano un certo numero di dimensioni, ma sono tutte ipotesi, quindi effettivamente è un argomento questo molto 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 affascinante. Dai, però dacci un numero tuo. 11. Ok.